Cari amici telespettatori, come detto in studio, ci troviamo alla Galleria Il Collezionista per presentare due artiste ucraine veramente, veramente brave. È con noi il presidente Roberto Giuliani. Ciao Roberto. Ciao Daniele. Bene, se ci parli di questo evento. Siete qua, sì. Noi ormai da qualche anno che presentiamo delle mostre personali di artisti internazionali di sicuro successo, come il caso di Elena Gulick Junior. Siamo molto felici perché vogliamo esporre artisti che sono interessate al figurativo, all'astratto e all'informale, perché i nostri collezionisti sono propensi ad acquistare le opere di vari stili e tecniche diverse, e questa sera sono due artiste figurative. E pertanto noi siamo ovviamente molto contenti di averle qui per la prima volta a Roma in Italia, e siamo felici perché hanno scelto la Galleria Il Collezionista. Bene, ai nostri microfoni l'art promoter della Galleria Collezionista, Gabriele Giuliani. Ciao Gabriele, se ci parli dell'iniziativa di oggi. Sì, questa sera è un'importante mostra alla Galleria Collezionista, sono due artiste ucraine, Elena Gulick ed Elena Gulick Junior. È molto tempo che prepariamo questa personale per le due pittrici. Sono due artiste che lavorano molto il colore e molto sulla realtà e sul mondo circostante. A volte ci sono dei richiami anche all'antico, all'arte anche dell'Ottocento, e in alcuni casi invece ci sono delle vere e proprie esplosioni di colore che dal figurativo si passa quasi all'informale. È una mostra particolare, originale, invito quindi i telespettatori di Arte 24 a venirci a trovare e troveranno sicuramente un'arte degna di nota e che li appassionerà. Bene, grazie Gabriele. Cari amici telespettatori, sono con noi le due artiste e risponderanno in inglese. La domanda è una vostra breve dichiarazione sulla manifestazione qui a Roma e come poi vi siete trovati alla Galleria Il Collezionista. It's our first exhibition in Rome and in Italy in the whole, and we are very thankful to Signor Roberto for invitation here. We are very happy. Thank you so much. Ok, d'Arte 24, complimenti. Complimenti. Entriamo adesso nella parte tecnica e con noi la dottoressa Manuela Pannozzi. Ciao Manuela, iniziamo presentando il primo artista. Buonasera a tutti, ci troviamo qui nella Galleria Il Collezionista di Roma, una sede importantissima dal punto di vista logistico. Qui oggi presentiamo una mostra molto particolare dedita appunto alla natura nell'arte. Due artiste di origine ucraina, andiamo quindi ad analizzare la prima delle due. Elena Kulik è una pittrice che dedica la sua arte al figurativo. Questo figurativo è estremamente espresso attraverso i suoi paesaggi legati alla sua terra d'origine, dove i colori, dove gli azzurri ed i verdi ne evidenziano tutta la sua parte romantica. Ricordo che ci troviamo alla Galleria Il Collezionista per una mostra 2, è con noi la dottoressa Manuela Pannozzi, presentiamo il secondo artista, vai Manuela.
Dunque abbiamo qui le opere di Elena Kulik Jr., un'artista che anche lei dedica la sua arte alla figurazione. Una figurazione che però è espressa in maniera differente, non con la tecnica ad olio, quindi con la pittura, ma con la tecnica dei gessetti. I gessetti utilizzati in maniera molto sapiente. I suoi paesaggi sono estremamente unici e ricordano una concezione del romantico estremamente legato al mondo naturale. Fa dei chiari riferimenti a tutti gli elementi della terra, quali l'aria, l'acqua, il cielo e soprattutto il mare. Questo mare in tempesta che è estremamente chiaro e limpido attraverso l'uso sapiente della sua tecnica. Siamo in chiusura di servizio e sempre a Roberto chiedo questa volta 30 secondi per chiudere. Ma tu metti sempre poco, comunque va bene così. Allora io presento Elena Kulik Junior e Elena Kulik, le artiste di questa sera. E noi invitiamo come sempre i telespettatori di Arte 24 a visitare questa bella mostra che è iniziata oggi, il 3 di dicembre e terminerà il 6. Pertanto invito sempre i telespettatori di Arte 24, perché sono veramente numerosi e accettano il nostro invito, e siamo felici di rivederli anche in questa occasione. Beh, grazie. Grazie Roberto, grazie. E di nuovo grazie agli artisti. Grazie.